Buongiorno. Buongiorno a tutti, salve, salve, come state? Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo magico e ficcantissimo martedì. Cazzo, il martedì, il giorno di sos, noi ci vediamo pure stasera, giochiamo assieme, cioè voglio dire, ma siamo talmente avanti che ormai si tornerà indietro. Come va? Come va? Non la farò finire, domani. Papero spennato, o stasera, vedremo. Come state? Oggi è un giorno speciale perché mi arriva la fibra ottica, ma complimenti di Tony, un applauso, grandissimo. Sono contento, sono molto contento. A me è arrivata una micro SD che ho comprato da Amazon, da un valore altissimo perché per registrare in 4K non vi voglio spoilerare ancora nulla, però ho dovuto comprare questa micro SD super costosa proprio per registrare dei video particolari per voi, bellezze. Qual è la morale? Che mi è stato consegnato stamattina. Non mi ha mica suonato il campanello. L'hanno infilato nelle buche, nella buca delle lettere, almeno spero, perché a me è arrivata la notifica da Amazon. Ehi! Abbiamo consegnato la tua micro SD da 60 euro. Ma io non ho firmato niente. E niente, sarà infilato dentro la buca delle lettere. Grazie a Mikeyz per la sua sub. Però, sì, lo vedrete nel weekly sicuramente. Se arriva entro oggi, perché in teoria dovrebbe arrivare entrambe le cose. Cioè, la micro SD è già arrivata, però cazzo, ma sta sulle balle quando fa così. Per carità, mi risparmio due rampe di scale, che è sempre una rottura di palle. Però, cazzo. Cioè, è comunque una cosa di parecchio. Cioè, che vale i soldi. Suonami il campanello, almeno avvisami. Ehi, te l'ho infilata qui. Se non mi arrivasse la notifica sul telefono, neanche saprei che è arrivata. Come era successo con Far Cry Primal, mi pare. Di averlo detto anche in live all'epoca, Far Cry Primal, sì, già facevo le live, volevo farci la serie sul canale e tutto, e quindi il Day One di Far Cry Primal, ordinato da Amazon, il gioco arriva al Day One naturalmente. Di solito arrivano di mattina, quelle cose lì, aspetto il corriere. Tocco la porta aperta e tutto, ancora non avevo il green screen, non avevo niente, non arriva il corriere. Cazzo, come mai? Poi vado giù a recuperare la posta della giornata e a controllare se magari avevano messo l'adesivo lì. Quello, non eri a casa, per poi maledirli. Apro la buca delle lettere, dentro c'era Far Cry Primal. Ma porca puttana, a me lasciano la Switch in giardino. No, dai. Allora, capisco una cosa che sta dentro la buca delle lettere, Jules, che ancora, almeno suonare il campanello. Però cazzo, una cosa così costosa come una Switch, assolutamente no. Sniper sta bene, Sif, non ho capito cosa sta insistenza, andai tranquillo. Senza avvisare, veramente da stronzi. Scrivi che tu sei sempre a casa, così non saltano la consegna e pensano che sei al lavoro. Dovresti mettere... No, ma passa. Ma Kuyasha, non hai capito. Beh, pirla, ma Kuyasha, poverino, non ce la fa stamattina. Ma passano sempre, solo che non suonano. Infilano nella buca delle lettere. Jules, lamentati con Amazon, diglielo. Io l'avevo detto ad Amazon. Più che altro. Era il Day One di Far Cry Primal, volevo registrarlo e pubblicarlo in giornata, appunto in tempo abbastanza celere, perché volevo fare il Day One, cosa che non ho mai fatto poi. Per me era tardi perché era per Xbox One, quindi avevo il disco, ho messo dentro il disco, l'ho fatto installare, poi c'è l'aggiornamento, i cazzi, ora che ho... tra l'altro registravo ancora con... come si chiamava? Non l'Elgato, porca miseria, la Vermedia. Minchia, vi ricordate l'epoca della Vermedia quando registravo? Che delle volte glitchava il video e si vedeva verde, delle volte invece l'audio andava a puttane. Mamma mia.
Quanti video ho perso per colpa della Vermedia? Anche Shadowplay, me ne ha fatti perdere un bel po'. Però come la Vermedia. No, la Vermedia una volta sì, una volta no. Andava a puttane. Porca miseria. I tempi d'oro, cazzo. Porca vacca, Shaco. La vermerda. Cazzo, quanti problemi abbiamo avuto con la vermedia? Tantissimi. Però vabbè, da qualche parte bisogna pure iniziare, no? Avevamo quei mezzi lì, avevo comprato quella vermedia usata da Oroti. Usata, pensate, quindi era già bella usurata e tutto. Da Oroti e non mi ricordo quanti soldi gli ho dato, sinceramente. 60 euro forse. Non mi ricordo. Sono passati cosa 4 anni. Addi Valvalzone. Siamo a 9. Anche se in realtà la seguo dalle prime live di Subnautica. Ed è sempre un piacere. Cioè, anche lì 2 anni sono. Quando salvi ripeti Shadowplay 2 volte su 3 la clip è senza audio. Qui ti posso aiutare un pochino. Devi andare su suoni. Anzi, aspetta. Che lo devo fare anche io qui, perché ho già notato che stamattina c'è una bella infatti, guarda te. E devi disabilitare tutti i dispositivi che non sono le tue cuffie. In dispositivi di riproduzione devi far andare solamente le tue cuffie. A me, infatti, stamattina, ovviamente, come tutte le mattine, quando Windows decide di fare il cazzo che gli pare, avvio il computer e non sento l'audio. Perché? Perché avevo attivato l'audio di uscita dal monitor. Da entrambi, tra l'altro. E che. Beh, perché? Infatti adesso l'ho rimesso nelle cuffie. Ma che. Perché? Perché queste cose, dai. Windows merda. Ed è per questo che ogni tanto scazza Windows e registra una traccia audio che in realtà è muta perché tu stai sentendo dalle tue cuffie e invece Windows sta registrando l'uscita audio del monitor, che se è attivo. Finisce di là, anche se tu il gioco l'hai impostato che si senta dalle cuffie, quindi tu senti e Shadowplay non sente invece perché sta registrando l'altra uscita audio e quindi niente, lo so, l'ho imparato a mie spese anche questo, anche lì i video che ho dovuto ridoppiare, non so se vi ricordate, c'era quella miniserie del gioco dei dinosauri dove c'era. Ho fatto episodio 1, episodio 2 e lì ho dovuto campionare il suono della pistola. Cioè, io ho riregistrato il gioco, l'audio del gioco, ho sparato con la pistola, ho sparato col mitra e ho rimesso lo stesso audio mentre stavo sparando, il verso del Velociraptor mentre passava il Velociraptor. Porca vacca. Si può disabilitare permanentemente, la Madonna, e non posso però permanentemente, perché può capitare che mi serva. Come quando ascoltiamo l'audio in 2, ascoltiamo l'audio in 2 con l'uscita audio del monitor che è al jack. Che lavoraccio, sì. Tra l'altro, un video che non è neanche andato particolarmente bene. Fammi andare a vedere. Fammi andare a vedere come. Vabbè, adesso ormai è passato più di un anno, quindi probabilmente ha recuperato anche quelle sue belle visual. Fammi vedere. Non mi ricordo come si chiamava. Cerchiamo Jurassic sul canale, che qualcosa si trova sempre. Dinosis Survival, eccola qui. Vediamo. Dinosis, che così troviamo su quei 2 video lì. Allora, il primo episodio è arrivato ora a 91.000, il secondo episodio 60.000. Minchia, cioè, primo ha avuto delle visual buone, nonostante, cioè, in ottobre 2017, minchia, un anno tra una settimana fa, ok, quindi, per dire, tra una settimana fa un anno e non ha fatto neanche 100.000 visual, per carità. Altri tempi, altro tutto. Il secondo episodio invece 30.000 visual in meno, sono tantissime di differenza. Quindi non è neanche stato apprezzato così tanto. Tra l'altro dovrei anche rigiocarlo, stavo pensando Dinosaur Survival, perché per chi l'ha giocato sa, cioè per chi ha visto il video sa che era inconcludente. Quindi fammi vedere un attimo Dinosaur Survival. Ok, ultimo avvio appunto il 13 ottobre 2017. E
E l'ultimo aggiornamento invece è di 17 luglio. Oh. Oh. Va bene. Va bene. Nella media 5 euro costa. Oggi è Raise. Ciao Dabone. Should I stay or should I go? Windows ha sentito che l'aggiornamento di ottobre fa casini? Sì, lo so, lo so, l'ho letto. Ma a me non l'ha fatto, fortunatamente non me l'ha fatto, quindi... Dai, videogameiamo. Io non ho capito perché ogni volta che Windows deve aggiornarsi deve andare tutto a puttane. Perché Windows merda. È che nessuno lo vuole ammettere. Nessuno vuole ammetterlo. Dicono tutti che è schifo il Mac, ma in realtà è Windows che fa pena. Grazie a Vultkin per la sua sub. Entra. Sì, uomo invisibile. È da un po' che effettivamente non ci sono e sto cercando dei giochi appositamente per quello. Federpis è parecchio pesante, gira male a me. Gira male a me in live è terribile, però gira male a me. Non sento l'audio, aspetto. Ma porca puttana, le cuffie ogni volta. E per cosa fa cacare Westerman? Cosa fa cacare? Adesso mi dici perché ti fa cacare? Adesso me lo dici. Perché non ci giochi ai videogames? Hai ragione. Continua. Non è tanto Windows quanto chi lo aggiorna e gestisce. Ho capito. Fa parte di Windows chi lo fa comunque. Non è che arriva uno dalla Kodak. In teoria sì, Federpis. Microsoft merda, sempre comunque. Should I stay, should I go? Allora, eravamo stati dalla Mazza Mauro, avevamo fatto le questioni. Dai, facciamo un'altra mini secondaria. Ieri alla fine non sono riuscito a giocarvi, ragazzi miei, perdonatemi, cos'è sta cosa qui? Un debito insoluto. Che uomo col braccio. Un legnoso problema, dai, che questo qui era divertente. Dicevo, ieri non sono riuscito a giocare per i fatti miei perché ho montato tutto il pomeriggio il video con Marco che dura anche tanto, 19 minuti è venuto. Quel che è giusto è giusto. Quel che è Ora vai giusto a è giusto, prendere il signore e mio ragno. Quei signori. bastardi meritano una lezione. Pezzi di culo! Fermerò Quel i che è giusto è banditi! giusto. Avrai il tuo legname. Ah, finalmente. Marco è fortunato che ci sia tu a salvarlo. Marco è fortunato! Santa polenta! Dove sono Qualche i idea su banditi? dove Scusate. siano i banditi? Io fabbrico archi, non sono certo un segugio. So solo che sono sulle montagne. Darei un'occhiata ai campi di legname. Non ho scelto Cassandra perché io sono maschio e faccio il personaggio maschio. Mi piace essere simile al mio personaggio. Mi occuperò dei banditi. Vedi di farlo, e in fretta. Oh, signora! Spacco la faccia, eh! È inutile che continui a lamentarti. Ucciderò i banditi e ti porterò quel dannato legname. Che So recitazione! che lo farai. No, Mettici che il lo tempo farei! necessario. Mi fido di te. Mi Ho fido, io fatto le qualcosa per spacco. te, ora tu fai qualcosa per me. Ma che spacco la Recupera il mio faccia! Sì. legname. Mamma mia, veramente! Buongiorno. Domande? Va bene, li troverò. Cassandra è un PG canonico secondo Ubisoft. Figa, potevano fare a meno di mettermi Alexius, che tra l'altro è in tutte le statue.
Grazie Filippo, ma buongiorno signor Gatto. Oggi un po' raffreddato, ma la si segue sempre comunque. Buona live. Grazie mille. Tra l'altro sono contento perché sono l'unico che è uscito dalla Games Week indenne. Sto da Dio. Oh, adesso c'è il momento Sherlock. Param, pam, param, 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 sono bravissimo. È qui che è avvenuta l'imboscata. Da Do un'occhiata in giro. Vai. Attenzione. Ma quante impronte. Un Quante gruppo impronte. è andato verso ovest. Tanto qui ho girato una vita lì a Parigi perché non trovavo una cosa che adesso Il vi carro è mostro. stato svuotato e poi abbandonato. Il ladro non può essersi allontanato molto con un tale carico. Ecco, qui poi ho girato una vita qui intorno perché non riuscivo a trovare l'ultimo indizio. E l'ultimo indizio era di qua. Guardate. È questo. L'uomo morto. Non lo trovavo. Colpito alla schiena mentre fuggiva. Saranno stati i banditi. Scusate. Che devo fare? Sono un pirla. Allora, dov'è che era? Dove sono io? Ok, dove erano... Qui comunque. Si zooma più di così. Che fastidio. Ma non erano qui. Oh sì. Ah no, forse erano più indietro. Ah, eccoli lì erano. Sono quelli. Quello deve essere l'accampamento dei banditi. L'ho messa l'abilità di rivelazione in realtà. L'ho messa anche qui. Aspetta. L'ho messa all'ultima live. Allora. Ah, premuto su. Io sto prendendo l'analogico. Vai in figa. No, scusami. Ah, ho sbagliato. Che vuole, che vuole. Guarda, è il lupo elite qua. Spago la faccia. Povero bastardo di un cane. Vedi, Mr. Dave, noi siamo persone troppo oltre. Ottimo, Gabriel. Qui c'è della roba, me la ciulo. C'è un 3 dracme lì. Non devo farmi sentire. Stealth! Eccolo. Non mi sgamerete mai. Ok. C'è qualcuno qui su? Non c'è nessuno qui su. Ah. Mi dà da pensare. Tutti livello 5, qui si esce a livello 10, eh? Ma questa missions. Altre capre, tante capre, belle le capre. Ok. Quindi se io vado su per di qua, nessuno mi sgruma, no? In teoria. Rubo, rubo. Allora. Allora, facciamo così. Oh, no, che liscio di merda! Come ha fatto a vedermi? Non è vero, non mi ha visto. Ah, si sono solo allarmati. Aspetta, 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 che devo fare la mossa. Allora, tac, tac, devo passare lì in mezzo. No. Ok, ho sbagliato. Aspetta. Allora, così. Si infiamma. Allora, come si fa? È difficilissimo. Ok, infiammata. Dove sono? Dove? Niente. Colpito i sassi. Allora, prendiamo la dabingiana. Gliela lanciamo. Allee! Oh, vado via. Aspetta. Assassin's Creed! Idioti! Fate in fretta! Aia! Oh! Bastardi, bastardi! Scarso forte a giocare, mamma mia, adesso. È che lo stealth non è fatto bene come vorrei. Per il resto è una cagata il gioco. Guarda come gli spacco la faccia. Avanti, Savoia! La Madonna, quanta gente. Hai visto? Bam! Oh, streghetta, sono in tantissimi.
sfuggirmi, Mistios. Minchios, non puoi sfuggirmi. Pem 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 pere pem pem pem. Mi piace che ci sia anche un lupo nel mentre. Adesso ti ammazzo. Astia. Dai, dai, attaccami, 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 attaccami. E invece, stronza. Che si chiamava Marakeo quell'uomo. No, dai! Ma bastardo! Veleno di merda. Adesso ce l'ho. Tiro respiro. Prenderò un po' di legname come prova. La vecchiaccia non si fiderà della mia parola. Fa ridere perché ha detto vecchiaccia. Ho ucciso tutti, va bene? Eh? Ho ucciso tutti! Perché sono il migliore! Assassin's Creed. Il sesso tempra? Double? Come? Aspetta che c'avevo delle scarpine nuove da mettere. Tanto a Parigi ho sbagliato e sono andato ad ammazzare dei poveri legnatori. Li ho uccisi tutti, li ho massacrati, li ho rubato pure il legno. Poi ho detto, cazzo, non era qui che dovevo. Ops. Capita di sbagliare. Inventario. Allora, c'ho una spada più ganza. C'ho il mazzuolo, ma il mazzuolo, cazzo, non mi ficca, devo star lì. E che anche volendo, aspetta, fammi vedere. Quanto è lento? 63 danni per secondo. Quindi fa effettivamente molti di più. Vabbè, dai, proviamo, al massimo non ci ficca. Allora, per quanto riguarda invece i guanti, mettiamo questi qui che fanno tanto fico. La braghetta, almeno copriamo le vergogne. Le scarpe non ce le abbiamo mai avute, penso un po'. E allora le mettiamo. E se non erro, livello 5, possiamo metterci anche la maglietta della salute nuova. Ale! Belli! Oh, guarda qua che sexy. Perfetto, torniamo dalla signora. Parlami di te, vecchiaccia. Signora. Guerriero vero, è certo. Ok. Vediamo com'è l'arma. Ostia, effettivamente è bella tosta. Vediamo, provo a ammazzare questa capra. Non ci riesco. Vabbè, tiro la freccia nel culo. Povera zia May. Scusa. Non so mica zia May. Grazie a Tappo per i suoi 9 mesi. Che fatica, avrei dovuto prendere il cavallo. Ma non importa. Ah, l'assistente di Marco. Con il legname che mi serve, spero. Assistente? Non penso proprio. Intendevo il guerriero di Marco. Che stupida che sono. Signora, lei è proprio una rincoglionita, eh? Questo ti basterà fino all'arrivo del resto del legname. Con un pezzettino? Per gli dèi. Sei sicuro di lavorare per Marco? Cosa se ne fa? Hai mantenuto una promessa prima d'ora. Incredibile. Tieni questo bastone, commercia il legname. Non ci somigliamo per niente. Io mantengo le promesse. Allora tieni la tua paga. Non dare nulla a Marco. Se l'hai messo tra le chiappe, Gabriel. Prendo delle frecce. Ok. E vabbè, andiamo avanti. Dov'è qua? Missioni. Ah no, ci sarebbe anche un'altra missione di livello 5. Dai, facciamola. Era Veneto quello lì. Ma che cazzo fai? Perdonami. Qual era il tuo scopo? No, no, non per lungo, lo tiene tra le chiappe in verticale. Ciao, Dabone! E allora?
Aspetta che chiamo il cavallo di merda. Vieni qui, cavallo di merda. Ehi, Phobos! Grazie anche a Davo per i suoi 10 mesi. Aia, oh, oh, oh. Cribio. Sono proprio un bravo cavallerizzo. Forza. Voglio vedere voi con una tunica senza tasca. Certo, bisogna mettersi lì e trovare soluzioni adeguate. Grazie a Wangard88. Cazzo, ma qua è morto. La madonna. Cos'è successo qui? È grave. Siete dei criminali, bastardi. Eh sì. Salve. Assassina. Ah, ok. Io volevo uccidere l'altro. Morirai. E invece, calcione. Ah, non sono riuscito a pararmi. La madonna, quanto mi ha sbilanciato. Ed è. No, effettivamente quest'arma non è. Fa male. Fa i suoi dolori. Pem. Molto Assassin's Creed. A posto, ho ammazzato tutti. Non mi hanno droppato niente, bastardi. È stata facile come missione, no? Ah no, ce ne sono. Ah no. Possiamo dover ammazzare pure loro. A posto? Li hai salvati! Quel sacerdote era un criminale, uomo degli dei, come no? E quindi? I veri dei hanno mandato te. Eh sì. È ora di andare. Possiamo viaggiare, ma ci servono cure. Pure. Prima di andare, accetta le mie dracme. Non sono abbastanza per quello che hai fatto, ma è tutto quello che abbiamo. No. Non voglio soldi. Sì, è Gian Andrea. Sei un dono degli dei, ombra. 150 anni e la voce da ventenne. Sì, effettivamente è stato una pessima scelta. È Gesù, poverino. Addio, Kinna, sta attenta. Boh, ciao. Continuano a sbagliare tutte le voci. Allora, missioni. Sì, hai ragione Andrea. Andiamo. Il problema è che però non c'entrava una sega. Era, si sentiva proprio che era molto più giovane del personaggio. I soldi li avrei prima. Ma dai, stronzo. E dai, e che incastri. Skyrim. Vabbè, si rimonta in sella dopo una caduta, no? Olè. Forza! Forza! Muoviti, cavallo di merda. Non è Skyrim, infatti va molto meglio perché il cavallo mica si incastra, si bugga. Alla grandissima, molto meglio di Skyrim. Le tibie del cavallo, minchia. E cammina. Bronzino di merda. Non posso scendere in corsa? Beh, aspettavo qualcosa di un po' più spettacolare. Ostis porfistis, carastruzzi paroftis. Ormai sono entrato anch'io nell'animo della... come si chiama? Della Grecia. E io spero che il prossimo Elder Scrolls sia meglio di Skyrim, Gabriel, perché sennò vaffanculo. Eccolo! Che gli ho fatto anche paura. Quando vuoi, siamo pronti, capitano. Vamonos! No, cazzo, la scena. Aspettami, Alexios, ho fatto i bagagli. E invece? Vieni anche tu, eh? Se te ne vai, vengo anch'io. Febe, sei troppo piccola. Non posso badare a te tutto il tempo. So badare a me stessa. Non ho bisogno d'aiuto. Bravo, Gabriel. Anche se fosse vero, non è ancora il tuo tempo. Ma non causerò problemi. È la mia volta? Promesso. Se non posso venire, porta Cara. Ma perché? Cara. Guarda lì che cazzo è! La mia aquila. Ma è gigantesca. Uno, da dove l'hai tirata fuori? Uno, dove me la devo mettere? Ma ora sarà tua amica. Ho un'avventura da 200 ore da attraversare. Mi dà una statua così di un'aquila. Ti ricorderai di me.
Ma me ne infilo nel culo. E poi, ora che l'hai salvata, posso giocare con Kinna. Grandissimo, piano Kinna. Con lei. Potrebbe avere ancora un po' di febbre. Ma devi promettermi che ci rivedremo. Maledetta, maledetta. Te lo prometto. Ci rivedremo. Cerca solo di non cacciarti nei guai. Lo farò, non ti preoccupare. Anche quella nel culo di piatto, così in va verticale. Bene, puoi andare. Quelle chiappe. Alexios! Lasci Cefalonia senza dire addio al tuo caro Marco. Dimmi che non è così. Beh, ora sei qui, perciò. E cazzo, ha urlato da lontano. Alexio! Addio, Marco. Dimmi. Tutti questi anni a lavorare fianco a fianco, non potrò mai sostituirti. Beh, prima o poi mi servirà un altro assistente, ma non sarà facile. Vieni qui, dammi un abbraccio. Era qui, ha urlato. I soci si stringono la mano. Sì, così fa un vero uomo d'affari. Bravo. E cosa hai in serbo per te il futuro? Vino, naturalmente. Anche se non si sa mai quando le viti avvizziranno. Sono sempre pronto a una nuova avventura. A proposito di avventura, ho una missione per te, cara Febe. Ecco, ho già trovato un nuovo bambino. Sì! Già pronta a seguire le tue orme, amico mio? Si chiama sfruttamento minorile, però. Bella raga. Pronto a salpare? Sì, papà. Sono pronto. È ora di andare. Bene. Le maree non aspettano nessuno. Andiamo. Vamonos. Chissà quando tornerò. Secchielli di Long Island on my lawn. Quindi, che rotta prendiamo? Attenzione. In che punto del grande e meraviglioso mondo vuole andare il potente Alexios? Megaride. Megaride. Ho detto Megaride. Ma andremo Megaride. Verso la guerra. Ho un contratto per la testa di un generale. Attenzione. La testa di chi? Lo chiamano il lupo. Il lupo? Chi vuole morto Nicolao di Sparta? Nicolao di Sparta. Oh my goodness. L'oracolo ci ha parlato. Una scena dramma, non farò battute. Per impedire che Sparta cada, la bambina deve morire. Adesso. Non puoi lasciare che accada. Ti prego, non ci farà del male. Potrà aiutarci. Guiderà tutti noi. Fate silenzio. Vabbè, stanno per uccidere un infante. Che battute mi possono venire? Magari che rimane tutta dritta è un po' strano. No! C'è del dramma. Fermi! No! No, non puoi! Ma sta povera Cassandra, guarda. Che scene. No! 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 Che cosa ha fatto? L'ha ucciso! Forza, buttalo giù! Ecco, io questa cosa non l'ho ben capita. Pagherà per il suo disonore, per la vita che ha strappato! Guarda, non è Nicolao! Uno spartano, Nicolao! No, non farlo! Non ascoltare! Nicolao! Non ascoltare! No! E avrei capito se lui saltando prendeva al volo la bambina o quant'altro, invece... Mi stanno uccidendo la sorella, e allora uccido Nicolao! Anche quello che la sta uccidendo, ma... Provaci. Perché? Non è servito a niente. Vabbè, un bambino che prende una buona rincorsa che ti spinge padre. Sopra il baricentro ci sta che ti butti sotto. Fermo! Nicolao! No! Nicolao! Nicolao, guarda me! Guardami, Nicolao! Non farlo! Non ascoltare! Almeno un assassino, è certo. Lo è dal day one proprio lui. Il tuo sangue è corrotto! Sbarazzati di questo veleno! Il doppiaggio! Padre. I brividi! Terribile! Nicolao, il terribile, era meglio zitto! No! Padre! Il mio bambino! Alexios! Scende, scende, scusate. Alexios!
E niente, è caduto. Ha provato a prendere la sorellina, solo che ha impattato il tizio. La madonna, a me sembrava andasse a mani piene contro il tizio. Portami in Megaride. Ora. Ma non capisco. Di tutti i posti sotto il grande Elio, perché rischiare il collo per andare lì? Non lo dice. Lo dice? Il lupo di Sparta è mio padre. E qui... questa scena è veramente fica. La sto rovinando parlandoci sopra, proprio, va, che bellezza. E qui parte Assassin's Creed. Che bello, bravi. Mi è piaciuto proprio tanto, perché c'è il twistino e poi Ubisoft presenta The Wolf of Wall Street. No, Assassin's Creed Odyssey. A me è piaciuto veramente tanto. Proprio piaciuto, bello, bravi. L'ho apprezzata particolarmente. Non c'è niente come la brezza marina. Il ponte sembra sempre in movimento. Ho l'opportunità perfetta per aiutarti a superare il mal di mare. Tra poco vedrete il tutorial su come sarebbe? Si assoldano. Beh, i nuovi marinai e c'è da morire da ridere. I suoi pirati mi hanno rubato il carico. Spacchiamo. Conosco la loro nave e so dove stanno andando. Che ne dici di riprendercelo? Spacchiamo. Certo, sarà un'ottima occasione per vedere come se la cavano la nave e l'equipaggio. La nave e l'equipaggio. Allora, si parte. Vediamo se le vele tengono. È vero, Gabriele, è vero. Però purtroppo, come abbiamo già sentito, il doppiaggio originale è angosciante, perché loro fanno gli inglesi che parlano male inglese. Tenetemi forte! Stiamo andando. Aumentare la velocità. Siamo, comandante. Avanti. Forza. Comandante, i rematori non ce la fanno. Muoversi. Avanti. Forza coi remi! Impossibile! Sta bestemmiando nella canzone. Verso il mare aperto! Più veloci! Dobbiamo fare. Dei delfini! Ammazziamoli! Colpite! Bersaglia mancata! Ucciso! Uno è morto! Rematori, forza! Oh, che balena! Oh, wow! I rematori devono fare una pausa! Eccola! Pronti a colpire! Ah, boh, a me sembrano bestemmie comunque questa canzone. Aspetta che ricarichiamo! Com'è che ci si para? Oh! Come lo dice? Ma derapato? Nemico all'attacco! E non so il tasto! Qual è? Forza! Attenzione alle flecce! Non lo sappiamo. Me lo spiegherà dopo. Il nemico sta per colpire! Colpite! Che non siamo pronti! Più velocità! LP! Ok, grazie. L'unico tasto che non avevo premuto, effettivamente. Tutti quanti, attenzione! Braccia, everybody, attention! Stanno per colpirci! Andiamo! Salva! Il vento ha spostato la salva! Occhio, frecce! Tutti quanti pronti all'impatto! Ma che bello, c'è le corna! Preparatevi! Scagliamo di nuovo! Alla derapata! Stanno per attaccarci! Hanno tirato su di noi! No, non stiamo rompendo la nave a suon di frecce, li stiamo rompendo gli uomini a suon di frecce, anche se molto poco. Attenzione che ci impattano, attenzione che Dolores. Arcieri, forza! Malacca! E come derapa, è fighissimo. Frecce, attenzione! E però adesso sono molta più vita. Prendiamoli di fiancata, andiamoli di... Oh, buoni, Vogliono attaccarci ora! Verso il mare aperto! Boom! Non vedo l'ora che esca, coso. Skull and Bones. Cazzo, vi giuro, non vedo l'ora. Quello lì non mi sono mai divertito così tanto. Arrivo! Boom! Abbiamo delle frecce in arrivo! E niente, sono morto. Oh,
non sono molto pratico con queste navi greche. Io sono più da nave pirata di quelle Urse, il veliero che gli spacca. Scusa, reminder. Perdono. Bene, allora. Sì, ci riproviamo. Vediamo se le vele tengono. Massima velocità! Non possiamo reggere questa velocità. Devo anche potenziarla la nave. Ah, tra l'altro adesso hanno aggiunto il menu. Non ancora. Li ho usati già veloci. La velocità è più veloce di così. Alla velocità del smodata, anzi. Forza! Siamo alla massima velocità. Siamo a velocità massima. Scusami. Un capodoglio? Ma che cacchio è? Cos'è sto rumore? Che paura! Beh. Ma è qui sotto? È lì? No. Muoversi! Più veloci! Siamo al massimo! Siamo al massimo! Vado al massimo! E la stamina però si finisce subito. Aspetta. Quella tempesta non mi piace. Girati che ti vengo dentro. Avanti. Ragazzi, bassa velocità, tagli dentro. Girata. Boom. Bastardi, succate te. Più veloci. Riprenderemo velocità quando i reattori si saranno riposati. Alle frecce. Pronti all'attacco nemico. Attenzione alle frecce. Arcieri. Vogliono attaccarci ora! Frecce. Più velocità! Ostia, attenzione! Velocità di spararamento! Velocità? Sono pronti a colpire! Andiamo! Niente, troppo lenti siamo, che figura di avanti. Merda! Attenzione tutti quanti! Arcieri, preparatevi! Ma come si lanciano le isabellotti? Che non me lo scatenate le lance! Fare. Ah, lo fai e basta! Attrematori, forza! Cresce su di noi! Forza coi remi! Ci siamo! I rematori avanti. Devono riposare! Arcieri, tocca a voi! Ok. Vogliono attaccarci! Frecce! Tornate ai vostri posti! Attenti a quelle frecce! Arcieri, avanti! Scoccare le frecce! Ok. Frecce, ora! Buona! Ora non andranno da nessuna parte! Abbiamo combattuto bene, ma non sarà stata l'ultima volta. Pronti agli altri! Ora il carico è nostro! Evviva! Ci sta prendendo la mano! Ho perso un paio di bravi uomini contro quei pirati. Non bisogna, bisogna premere le basta il grilletto per il giavellotto, ho sbagliato. Ora che Sparta e Atene sono ai ferri corti. Ma perché ci servono per nuove le frecce per migliorare la ciurma. Grilletto sinistro e destro per lanciarli. Il migliore arciere che conosca sarà una risorsa per giavellotti premi e basta. Quando lo incontriamo? Beh, dovrai persuaderlo. E lo persuaderemmo. Portalo a bordo e ci penso io a convincerlo. Qualche dracma potrebbe aiutare. Sopracciglia. Quindi sopracciglia. Vuoi che lo metta fuori combattimento? No, no. Beh, forse potresti calmarlo un po'. Poi portalo sulla nave, così posso fare due chiacchiere con lui. Andrà tutto bene, garantito. Grazie a Fruitier. Si innova lo stesso anche se la seguo poco in questo periodo, ma ogni volta che la guardo regala sempre risate, grazie. Grazie mille. Tu mi regali risate, grazie. Aspetta che devo salire di livello perché sono bellissimo. Cosa mi metto? Cazzo mi metto? Mi metto... Vorrei quello lì che mi cura, ecco. Che è una feature non da poco. Tiè. Ok, inventario. Avevo delle robe da livello 6, mi pare. No, forse delle braghe. No, dei calzini. Calzini livello 6, sì. Meno assassino però fa. Ma sì, chi se ne incula. Qua siamo a posto. Qui ci sono delle situazioni. Ta-ta-ta-ta-ta. Allora. Ciao Cap! Allora, l'isola si trova sulla Focide, sacre terre di Apollo. Sopra lui, dov'è? Oh, Dio mio. Scusami. Focide, eccola qua. Sacre terre di Apollo, ok. L'isola è famosa per un relitto incagliato sulla sua costa. E non lo vedo dalla mappa il relitto, però.
Immagino sia da ste bande, no? Oh, noi mettiamo qua quel che è. Forza! Sembra una tempesta, comandante. Siamo alla massima velocità. Ho appena scoperto che si dice persuadere e non persuadere. No! Più veloci! I rematori, forza! Prendere fiato! Che palle, non c'è stamina sti rematori. E cosa li paghiamo a fare? Via! Comandante, i rematori verso il mare aperto. Riposare. Sono cattivi questi, i bad boys? C'è niente, ci hanno visto, gli spacchiamo la faccia. Madonna, di che cosa siamo fatti? Aumentare la madonna, che Dolores! Arcieri, pronti! Lanciate! E allora, dai, spacchiamo la faccia! Spostiamoci prima che ci venga addosso! Gli andiamo addosso noi, guarda, frontale! Merdine, succa! Freno a mano! Con derapata e arcerata. Mamma mia. Totti a bordo anche. All'abordaggio! Seguitemi! All'abordaggio! Chi ha detto all'abordaggio? Eccolo! Ah, c'ha le spine! Bastardi! Aspetta che devo caricare il colpo mezz'ora prima io. Pem! Fa cagare sta arma. Dai. Aia, non ho parato. Perché? Non ho capito, neanche un meno minimo di. Aia, che pugna. So anch'io dare i pugni, ma soprattutto i calci. Perché? Hai visto? No, fammi cambiare arma, ti prego. Sto mettendo una vita a combattere. Inventario. Allora, abbiamo qualcosa di un po' più bastone. Una lancia. Non posso però prendere la lancia. Ah, perché sono in combattimento. Come non detto niente. Me la ciuccio. Recupero vita. Ma mi hai ucciso uno dei miei? Ma ti do un calcio. Ciao. Ah, non è morto? No, però me l'ha dato come abbordaggio completo. Vai, ti rubo tutto. Ma lui sta lì? Ah, è morto. Ah, e vabbè, ciao, Bella raga. Fammi risistemare allora. Adesso posso cambiare? Boh, proviamo la lancia. Arma magari un po' più veloce. E aspetta un nuovo coso che è più fico del mio. Sempre meno assassino, però... Più 4 armatura, adesso non è che valga così tanto la pena in realtà. No, questo qui è blu, teniamoci il blu. Malaka, guarda che tempesta! Malaka, che tempesta! Più veloci! E via, con sto cesso di barca incastrato. Ma come si scortica. Arrivederci, salve. Forza coi remi! Credo abbia lo sperone frontale la nave, non lo so. Andiamo! Mantenere la velocità! Eccola lì l'isola che dobbiamo raggiungere. Muoversi! Comandante, i rematori non ce la fanno più! I rematori non ce la fanno più! Forse dovremmo ucciderne uno o due! Ecco l'isola! Procedi con cautela! Sarà pieno di pirati! Che storia. I delfini! Arcieri, ammazziamoli! Pronti! Dovrei mandare Icaro per lustrare la zona. Troverai il bersaglio. Ormeggio. Pronti per l'attracco! Allora, andiamo da Icaro. E... ecco il mio obiettivo. Non dobbiamo farci notare che c'è una ciurma che urla, canta, si diverte, balla. Allora, recluta l'equipaggio. Puoi reclutare soldati, banditi e molti... Non ho finito di leggere. Però, adesso vi faccio vedere. Dobbiamo reclutare questo uomo, no? Ecco. Reclutare luogotenenti. Questa è una cosa molto importante e molto divertente. State molto attenti a ciò che sta per accadere. Recluta i personaggi del mondo come luogotenenti per la tua nave. Usa lo stordimento e l'abilità per mettere un nemico fuori combattimento e chiedergli di unirsi al tuo equipaggio. Stordisci. Ciao, non è che vorresti essere luogotenente per caso della mia nave? Eh?
Salpa con me e le dracme non ti mancheranno. Sarà una valida aggiunta all'equipaggio. Beh, vabbè, allora, si è preso due botte in testa, però... Guarda, adesso è il luogotenente. Puoi chiamarli a combattere al tuo fianco, puoi chiamare le armi, esatto. E questa è una cosa simile a Skull and Bones, se non... Ecco, guarda lì. Cazzo. E noi ci abbiamo, com'è che si chiama qua? Femio, il luogotenente, che adesso fa parte della nostra nave. Eh? Anche nella vita reale così, certo. Sì, sì, la marina militare fa questo. Vedono uno, una mazzata sul capo collo e dico: oh, vuoi entrare in marina? Dai. Dai, anche, soprattutto tutti di Roma sono. Può essere un luogotenente ricordato uno slot, già fatto. Boh, fatto. C'aveva il parrucchino, è vero, però chi siamo noi per giudicare? Sai che bello trovare lavoro in questo modo? Le assicurazioni sono alle stelle. Boh, fatto. Eccolo. Bene, sarà una risorsa preziosa. Da qui in poi non so più niente. Non temere, avremo parecchie opportunità di reclutare altra gente durante il viaggio. Va bene. Qualcosa mi dice che ne avremo bisogno. Madonna. Tracciamo una rotta per la Megaride. Un bel viaggio può essere rilassante. Ma aspetta, c'è una spada nuova su questa nave. Aspetta, che adesso mi spiega come fare il viaggio veloce. Anche se lo so già. No, questa spada qui. Cazzo, sembra molto più ganza. Dammi. Buono. Se vuoi movimentare un po' le cose, da un'occhiata al mio registro. Prendo nota la missione, di tutto ciò che potrebbe interessare a un impavido capitano. Iniziate a remare! Spiegate quella vela! Mi sembra che vada così veloce comunque in terza. Provare che bello. Sì, c'è meno sperone davanti. Fabius, non ti vedo. Prova a refresciare la pagina e vedi se ti fa condividere. Mare! Al pronto soccorso. Che hai fatto? Mi è andato bene un colloquio. Adesso sono luogotenente. Sono spartani e ateniesi. Perché sono banditi e pirati. Che gli dei ci proteggano dall'umanità. Come? Laggiù, vedi quell'isola? È lì che ho visto la bestia. Qual è questa isola qui? Gli ateniesi hanno bloccato l'ingresso della baia. Ma che ci frega? Li sfondiamo a merda, eh? Guarda. 300 metri, arriviamo a 200 e iniziamo ad accelerare come delle merde. Tu, i remi. Ardalo. Più velocità. Spacchiamoli a merda, cazzo, ateniesi del culo. Boom. Non abbiamo fatto nulla. Siamo in inferiorità. Ma che ci frega. Come si chiama l'altra? Effettivamente non mi ha spiegato quale tasto devo premere per chiamare l'altro. Oh oh. E dall'Ares. Come chiamo l'amico di lunga data? Tu. Modifica. No, non voglio modificare. Come? Tony. Non lo so. Non lo so come si fa. Oh, la Madonna, che casino. Scusami. Pronti a colpire. Freno a mano. Tutti quanti, tenetemi. Tutti quanti vogliono fare jazz. Alleluia. Orco can. Frecce su di noi. Frecce su di noi. La velocità per colpirci. Stanno sbriciolando le nostre difese. È molto vero questo. Oh, via. È una passiva il luogotenente. E allora è una passiva di merda, non arriva. Arcieri, forza. Ok, questi sono quasi andati. Buona. Adesso ci manca quello grosso. Derapata. Ecco Fabius, dai, gatto, è la prima volta che innovo in tempo. Grazie mille. Aggiungiamo la roba intanto. Ci prenderanno in pieno. Ma va là. Muovo là. Forza.
Pam! Comandante, subiamo danni! E ho capito che dobbiamo fare. Remate meglio. Pronti all'attacco nemico! Prendiamo posizione! Mamma mia, proprio su! La nave sta deviando! Non possono muoversi! Yes! Ora non abbiamo niente da dire. Più velocità! Suka! È bello far così. È il modo migliore, Guarda come si tinge di rosso. È il pennone! Bella raga! Si non voglio gli arcieri. Ce l'hai fatta. Possiamo passare. Da quello che ho sentito, finora gli scontri più violenti sono avvenuti in Megaride. Gli spartani si preparano a un'ultima offensiva. Non credo si possa fare la flotta. C'è uno squalo qui, che figo. Arcieri, preparatevi. Piano. La Madonna. Aspetteremo qui, comandante. Voglio vederli. Ho paura. Falò. Viene spento. Molto Hawaiian questa canzone, mi piace. Comandante, una tempesta! Che ce frega! Così, andiamo! Avanti! Forza! Ma se bordo una nave in combattimento, la tua si ripara? Verso il mare aperto! Credo di sì. Una volta nei vecchi Assassin's Creed dovevi anche riparartela la nave, adesso non più. Te la devi riparare in Skull and Bones, però. Ma perché quello lì si basa tutto sulla nave, se, se non ti metti anche a ripararla, cazzo, ha poco senso, diventi OP. È la prima volta che succede, Cap. Via! Ora sì che ci muoviamo! Scusami, ma quel simbolo lì in alto, lì nella bussola, col bivio, che cos'è? È l'autostrada? Grande, culo ateniesi di merda. Il lupo, la gamba. Falcon prigioniero. Ah. Perché questa è Sparta. È vero, Cap. Eccolo, già trovato. Cazzo, che lancia fortissima che attraversa le cotte. E... Madonna. Hanno una forza disumana questi uomini. Facciamo i buchi a tutto. Guardate! Come quel cane ateniese di Pericle, Piteme. Si nasconde nel suo partenone, circondata da drammaturghi e sofisti. Lui non osa affrontarvi con onore sul campo di battaglia. Sa bene che siete troppo forti. Sa bene che i giorni di Atene in Megaride sono contati. E sa anche... che Atene sarà la prossima! Nicolao vince come il peggior doppiaggio della serie per ora. Che storia, Gianluca! Ti sta piacendo? Cazzo, non l'abbiamo trovato subito! Ma subito, subito! Grazie a Nico. Tu hai spezzato tu il blocco ateniese? Sì. Attenzione, perché forse ci propone di fare il volta a Gabbana qui. Sparta ti è debitrice. Tiche ti ha benedetto, amico mio. Sei arrivato in tempo per assistere alla gloriosa vittoria di mio padre. No! Cazzo, che bivio nella trama! Non so cosa dire! Grazie Nico, intanto, buongiorno Gattone, potresti fare gli auguri a Martina, la mia ragazza, che oggi fa 20 anni, ma tanti auguri a Martina, che è la sua ragazza. Dai!
Cazzo, non lo so. Non lo so. No, a me piace fare i grandi twistoni. Vai, gli dico così, se mio fratello faccia di cattivo. Se Nicolao è tuo padre, significa che tu sei mio fratello. Hai preso un colpo in testa combattendo. Di che stai parlando? Il lupo è mio padre, oltre che il tuo. Sciocchezze. Prima di adottarmi è adottato, aveva due attenzione. Figli, ma entrambi morirono a Sparta molti anni fa. Ok, ok. Eccetto quello che hai davanti in questo momento. Me l'hai quasi fatta, ma non sono nato ieri, Mistios. Torniamo a parlare del perché sei qui. Ah. Cosa ci fa un mercenario nel bel mezzo di una guerra per cui non è stato assoldato? Dimmi perché sei qui o ti faccio a fette per aver sprecato il mio tempo. La Madonna! Sono qui per incontrare il lupo di Sparta. Vai. Il papi. Beh? Pensi sia così semplice incontrare Nicolao? Ma è lì, è lo vedo. Comandante dell'intero esercito spartano. È un metro. Se davvero sei qui solo per lui, potresti rimanere deluso. È un metro, mi può parlare sicuro 5 minuti. Sicuro di essere al comando qui. Non mi sembri il tipico spartano. Forse è meglio se parlo direttamente con Nicolao. Il senso dell'umorismo non è una qualità che si addice a un guerriero. Ma se vuoi guadagnare qualche dracma, un abile mercenario mi farà comodo. Ok, quindi adesso diventiamo sul mercenario. C'è uno. Garide è sotto il controllo degli ateniesi. Dobbiamo indebolirli se vogliamo affrontarli in campo aperto e rispedirli ad Atene. Quindi adesso noi ci saliamo di grado, arriviamo su e poi dopo ci sarà la scelta finale. Ammazzi o non ammazzi? Tuo padre chi è esattamente? Nicolao, mi senti? Ci sto parlando. Nicolao, il lupo di Sparta. Quando ero un ragazzo, la mia abilità lo impressionò e mi prese sotto la sua ala. Mi addestrò personalmente e finì per adottarmi. È mio padre e il mio mentore. Vivo per renderlo orgoglioso. Di certo avrei sentito parlare di lui. Mio padre, sì. Solo per sentito dire. Ma dai, perché ha cambiato la storia adesso? Giustizia. È un grande guerriero e un eccellente generale. Lo seguirei anche nel regno dei morti. Sì, cap. È per quello che sono stati furbi alla Ubisoft. Ti hanno messo la scelta del sesso in maniera, anche giustificandoti il DNA, ma alla fine la storia, cioè, cambia solamente il sesso del personaggio e come puoi attoriare. E perché vi serve un mercenario per farlo? Avete a disposizione parecchi soldati. Non è una questione di quantità. I Megarici sono nostri alleati. Merdone, non invieremo soldati finché non avremo la vittoria in pugno. I miei ricognitori stanno localizzando dei bersagli chiave. Mi aiuta un prezzo, dai. Mi aiuterò a liberare la Megaride. Al giusto prezzo. Tipico di chi fa il tuo mestiere. Eh beh, certo. Niente onore o senso del dovere. Ma è meglio averti con noi che contro di noi. Si chiama mercenario per un motivo. I nemici hanno già un mercenario dalla loro. Non hanno bisogno di altro aiuto. Se riusciamo ad attirare il loro capo allo scoperto e a eliminarlo, schiacceremo gli ateniesi sul campo di battaglia e li rispediremo ad Atene. Distruggendo le scorte, rubando il tesoro ed eliminando le truppe scelte, dovremmo renderlo vulnerabile. Prendi questo e mostralo ai miei ricognitori. Ai miei ricognonisti. Se li incontri, contattali per ottenere informazioni. Potrebbero aver bisogno del tuo aiuto. Grazie a Miguel. Gatto ficca, ficca. Ficca, mi sta ficcando, ah, sì. Sì, mi ricordo. So, dov'è il capo degli ateniesi? Che sorte, scorta, dove sto? Vabbè, sì, è una cazzata. Forse vai, so come agire. So ricorda, come agire. Ogni soldato ateniese che elimini ci aiuterà a ottenere la vittoria. Per la fica! No. E quando avrò messo gli ateniesi in ginocchio per conto di Sparta, otterrò quell'incontro con Nicolao. Altrimenti toccherà a te. Manda quei cani ateniesi nell'Ade, Mistios. Fallo. E il lupo si accerterà personalmente che tu venga ricompensato. E ricordiamoci che era a 20 metri e urlando "Lupo!" si girava. E si parlava comunque. Ok, conquistare la nazione. Per conquistare tuo padre Nicolao aiuta Stentor a conquistare la Megaride. Va bene. Devi ridurre la potenza della nazione. Ok, una cosa abbastanza classica questa cosa qui. Libera le zone. Ok, va bene. Ora più efficace uccide, sì.
Indebolire i campi, uccidere i soldati, dare fuoco alle persone, tanti cazzi. Ho la taglia sulla testa. Si può pagare, uccidere i mandanti, certo, classico. Va bene. Ok, quindi noi adesso andiamo qui. Oh, la madonna, livello 10, no, impossibile questa situazione. Credo che andremo a fare una missione così per poi dopo scoprirne altre. Non c'è un'aquila da sgrumare? Se voglio avvicinarmi al lupo, devo aiutare Stentore a sconfiggere gli ateniesi. Non c'è tempo da perdere. Lei è dalla parte di Atene, dite. Oh, ok, aspetta, fammi vedere. Non c'è un poggiuolo dell'aquila da poter... da sederci si sopra. Per Megaride Serapide, Serapide Megaride! Ah, sì, 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 lì c'è un'aquila, me la segna. Oh, me la segna qui però. Vabbè, andiamo qui. Mi piace fare queste cose prima. Ma se io chiamo il cavallo che era nell'altra isola. Arriva, certo, ho preso il traghetto. Potrebbe essere uno dei ricognitori. Le aquile servono per i viaggi rapidi e non svelano la mappa. Come? Niente proprio. Per Serapide, Verapide, Verapide e Serassides. Questi sono contro di noi, immagino, perché sono blu. Dai, così questa è la guerra. Non è come la raccontano le storie. Eh no, no. Ostia, no. Arrivederci. Non credo ci va, andrò ora. Che inculata, come non detto. Arrivederla. Andiamo qui. Uè, bella gnocca! Segui la strada. Si vuole, la mappa è già colorata. È vero, che sturbo! Che conquistatore di fiche! Per Serapide e per Aspide! Per Aspide e Piraftide! Eccolo, piano. Bella raga. Aspetta che devo prendere un po' di cose. Mi inculo tutto, ok. Ci siamo, che vuol... Scusami, t'ho spinto. Guarda che bella cosa per fare la pizza che c'ho. Che è successo qui? Che ci fai qui, Mistios? Sai niente su quanto è successo qui? No. Se no non te lo chiedevo. Sono un professionista. Attenzione! È un amico. Lui è professionista del settore. Se fossi stato io, mi sarei preoccupato di nascondere le tracce. Ah, ha senso. Chiunque sia stato non è stato attento. Ha fatto in modo di essere scoperto. O forse voleva mandare un messaggio. Mi manda Stentore. Sono qui per aiutare come posso. Voglio anch'io quella X. Ti manda Stentore? È una X qualunque. Sparta non controlla del tutto la Megaride. Per ora. In questa regione mi posso muovere più liberamente di uno spartano. Gli ateniesi si sono dimostrati più tenaci del previsto. Bastardi, ma non resisteranno contro Sparta, certo. Ma contro di me? Finché non arriverà quel giorno glorioso, dovremo scoprire cos'è successo qui. Tu hai qualche idea? Non ancora, per il momento. Grazie. Devo dare un'occhiata più da vicino per capire cos'è successo. 9, grazie mille. Manca poco all'anno, veramente. Va bene. Para, pa, sono para, stati para, dei professionisti para. A compiere questo massacro. Come? Non vedete, credo che dei banditi ne sarebbero stati capaci. Salve, salve. Sono ateniesi, sono passati. Che faccio? Li lascio lì? Anche l'altro. Pure il cane. Toh. Lupo di merda. Lupo di Atene questo. Boh, allora, eravamo rimasti qui alle verdure. Sono andati da questa parte nella foresta. Sono le 11, merda. Arrivo. Che vuole? Via, largo! Poi è andato via. Ok. Mancano i rifornimenti.
Non possono essere lontani. Non hanno usato i carri. Ok. Non credo che troverò altro. Devo fare rapporto. Ok. Vorrei salvare e chiudere. Salvataggio rapido. Ok, perfetto, sì. Allora, rediamo tutti i termosifoni. Dov'è? Qua. Ok. E gli scriviamo tutti per Serapide e Ferapide, per Astide e Seraspide, e per Farasside e per Aftide. Ci vediamo stasera con Sos. No, questo non lo dovete scrivere. Ciao belli, a dopo! E party ride.